in collaborazione con... Amici sportivi di Telegenova, buonasera, ben ritrovati con Liguria Sport Magazine, un 40 minuti di fuoco questa sera in una puntata davvero speciale del nostro magazine, anche perché il weekend è stato intenso e allora da Imperia a Spezia, passando per Lavagna e nella grande Genova, abbiamo immagini, interviste, emozioni da raccontarvi e farvi vedere in serie, anche e soprattutto con l'aiuto dei nostri ospiti, a partire da Filippo Tassara, presidente dei nuotatori genovesi. Buonasera Filippo. Buonasera a voi. Weekend intenso anche per voi. Ieri celebrazione del 2009 con tutti i vostri atleti e tutti i vostri risultati migliori che rivivremo insieme. Settimana di scarico per Marco Costaguta, presidente del Comitato Regionale Ligure della Kickboxing. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Avremo le immagini della Golden League con la splendida tappa della scorsa settimana al Lago Figoi, partecipata, appassionante, con combattimenti che hanno tenuto fino a tarda notte incollati alla sedia, devo dire, tanti VIP, dirigenti e autorità del mondo sportivo e ovviamente tanti appassionati. Parleremo anche ovviamente di canottaggio con il presidente del Comitato Regionale Ligure della Federcanottaggio, Claudio Loreto. Buonasera Claudio. Buonasera. E come sempre tutte le notizie dal mondo sportivo ligure firmate liguriasport.com arrivano grazie a Marco Callai. Ciao Marco. Ciao Michele, si riduce, io invece da un fine settimana di carico, decisamente. Costaguta ha scaricato, tu hai caricato, insomma. Allora, partiamo subito in ordine temporale, rigorosamente temporale, con le immagini dell'Oscar dello sport imperiese. Venerdì sera, insieme al presidente del CONI, Vittorio Tonello, Marco, sei stato protagonista insieme al nostro progetto Stelle nello Sport, in occasione proprio delle celebrazioni degli sportivi imperiesi. Sono state, devo dire, già delle nomination interessanti in vista delle votazioni degli sportivi liguri dell'anno che sono ormai, come sapete, dall'8 febbraio scorso aperte sul sito stellenellosport.com e soprattutto attraverso il coupon pubblicato ogni giovedì sul Secolo XIX. Hai avvicinato tanti campioni, tanti dirigenti del mondo sportivo imperiese. Com'è andata? È andata piuttosto bene, siamo entrati a contatto con le eccellenze dello sport imperiese grazie a questa manifestazione organizzata dal CONI Imperia, tanti campioni, hai detto bene, ti faccio rapidamente qualche nome che poi potremo anche andare ad ascoltare. C'è stato Alessandra Ravotto, campionessa mondiale di Jiu-Jitsu, Matteo Varnier, campione mondiale di beach volley, c'erano poi anche i vari talenti dell'atletica leggera, della Maurina Olio Carli, della Rarinantes Imperia, quindi è stata una serata veramente di grandi stelle. Tra l'altro i protagonisti avremo modo di ascoltarli nei nostri appuntamenti qui su Telegenova, ma anche sul canale Liguria Sport, su YouTube, direttamente dal nostro portale www.liguriasport.com. Come sempre grazie allo splendido lavoro di Ilaria Monti, che adesso dalla regia con Franco Napoletani ci propone il bilancio di questo 2009 degli sportivi imperiesi, firmato dal numero 1 del CONI Imperia, Ivo Bensa. Oscar dello sport imperiese 2010, stravolto, il presidente del CONI Imperia Ivo Bensa, ma soddisfatto. Sicuramente soddisfattissimo, non soddisfatto, stravolto, stravoltissimo, anche perché è stato un impegno notevole. Quest'anno abbiamo voluto fare le cose in grandi e penso di poter dire che ci siamo riusciti. Quanti sportivi sono stati premiati stasera? Quante società? Questa sera sono stati premiati 80 ragazzi e 20 società sportive che hanno meritato sicuramente l'elogio del CONI per i risultati che hanno conseguito nella passata stagione sportiva. Titoli italiani, titoli mondiali e una provincia di Imperia che veramente esprime delle grandi eccellenze. Sicuramente sì, perché c'è un impegno notevole da parte degli atleti in modo particolare e soprattutto di tecnici e di tante società nelle quali militano tanti volontari capaci di poter reclutare giovani e avviarli quindi alla pratica sportiva. In chiusura, una cosa di cui il presidente Bensa è sempre orgoglioso è l'ampia offerta sportiva della sua provincia. Non direi della mia provincia, soprattutto in modo particolare della città di Imperia, perché Imperia ha saputo costruire, grazie alla sensibilità dei suoi amministratori, impianti meravigliosi e oggi noi traiamo i benefici attraverso un grande reclutamento di giovani. Dal mondo imperiese, Marco, nomination importanti, una su tutte, Parodi, che è un talento del volley in Alpi Turcunio, ma già in azzurro sta vivendo e scrivendo pagine sportive importanti, è un ragazzo di Armadità, già sta raccogliendo tantissimi voti nella categoria big maschile, ovvero nel trofeo ERG.
Sì, purtroppo non siamo riusciti a intervistarlo venerdì sera perché era assente, però bisogna dire che lo schiacciatore dell'Alpi Tour Cuneo sta veramente scalando posizioni importanti, se la sta giocando con Stefano Pozzolini, che ha partecipato alle Olimpiadi di Vancouver, e con Pietro Sibello, ricordiamo, medaglia di bronzo nella classe 49er ai mondiali di vela. Quindi sarà sicuramente un duello importante, ma Parodi potrà dire la sua. Spostiamoci a Spezia, percorriamo la nostra regione in longitudinale per andare a capire cosa è successo sabato mattina nel salone della provincia della Spezia, le onorificenze del CONI Spezzino con Pier Giorgio Lombardi, presidente, che vedete in piedi al centro del tavolo delle autorità. Anche qui direi nomi importanti, uno su tutti Simone Corona, azzurrino dell'hockey, protagonista in quell'hockey Sarzana che continua a insomma, ottenere risultati importanti. Sì, è uno dei punti di riferimento dell'hockey Sarzana, ma anche della nazionale Under 18 e Under 20. Un talento dell'hockey su pista che tra l'altro è votatissimo nella categoria Juniores Trofeo Costa, quindi un giocatore che abbiamo poi anche sentito in un'intervista, un giocatore molto valido. Andiamo a sentire Pier Giorgio Lombardi, numero uno del CONI Spezzino. E per fortuna, malgrado le difficoltà, tutti gli anni riusciamo a premiare tanti ragazzi. Le difficoltà sono quelle note, sono di aspetto di economiche e di carenza degli impianti. Lo sport costa molto a farlo, purtroppo, e costa sempre di più, e chi paga sono le famiglie. Però tiriamo avanti. Per quello che riguarda gli impianti, qui ormai la carenza è diventata cronica. Ci mancano tanti impianti che, se ci fossero, molto probabilmente faremmo molto di più come risultati. Noi abbiamo delle squadre, sì, la squadra dell'hockey è un po' diventata un fiore all'occhiello, anche perché noi abbiamo qui squadre anche che hanno giocato in Serie A di pallacanestro o Serie B di pallavolo, ma sono composte da giocatori che vengono da fuori, o tutti o quasi, mentre invece la caratteristica dell'hockey sarzana è che i giocatori sono per la maggior parte dei sarzanesi, e questo è una cosa molto importante. Poi abbiamo anche altri sport dove si riesce a primeggiare, uno l'ha notato è la pesca sportiva, un altro, gli altri sono le arti marziali, nell'atletica, ma nel tiro con l'arco avevamo una grossa società, abbiamo una grossa società che è un po' di tempo che non ci dà tante soddisfazioni, però quest'anno, visto che ha presentato un altro atleta che ha vinto il titolo italiano, il tiro con l'arco. Un bilancio insomma agrodolce, quello di Lombardi. Direi che poi alla fine le problematiche legate all'impiantistica sono un po' ovunque. Non ne parliamo con Filippo Tassara, che per fortuna insomma si ritrova oggi a gestire un impianto ridonato e riportato agli antichi splendori. Parliamo delle piscine di Albaro, dove domenica, Filippo, avete festeggiato il 2009 dei nuotatori genovesi. Vogliamo tracciare insieme un po' un bilancio. Tra i tuoi ragazzi ci sono due protagonisti che ti sei portato in Brasile per due grandi classiche del nuoto di fondo, e ci hai portato anche delle immagini esclusive bellissime che andiamo a vedere insieme. Com'è andata? Sì, la premiazione è andata bene, abbiamo premiato in sintesi 137 atleti, di cui 50 fanno parte dei master, 32 del nuoto, 26 del salvamento e una ventina di tuffatori per quattro discipline. Quindi abbiamo anche, ricordo, una scuola sincronizzata, una scuola pallanuoto. Fra questi si sono messi in evidenza l'anno scorso, come dicevi tu, i due più uno, perché oltre a Edoardo Stocchino in collegiale da oggi con la nazionale a Roma, Mattia Alberico, c'è anche Gianni Fontanesi, che quest'anno purtroppo ha smesso, ma perché laureato ormai ha raggiunto la maturità per lavorare, e Luca Pucce, buon nuotatore che sta nuotando adesso nell'Interland milanese. Poi fra i tuffatori abbiamo avuto un nono posto, che è una italiana, di Martina Oliva, e devo segnalare quel meraviglioso titolo europeo di Gloria Balestrero insieme a Giulia Levrero per quanto riguarda il salvamento nel 100 con pinne.
E l'ultimo atleta premiato è stato Roberto Saladini dei Master.